Allora, buongiorno a tutti. Ovviamente la prima cosa è di ringraziare chi ha pensato a questa iniziativa, ovviamente al direttore che l'ha sostenuta, ha permesso di organizzarla e a tutti quelli che hanno partecipato, sia come spettatori attivi e comunque partecipi, come sempre succede nei seminari degli istituti di ricerca. Tra l'altro nel Si nostro... connesse l'audio del computer. Sì, siamo contenti, Rita. Mi sentite, sì? Ti sentiamo, E noi Rino? ti sentiamo, Sì. bisognerebbe disattivare tutti gli Vedi, altri tutti quanti, sì, è meglio microfoni. disattivare il microfono, sì. E quindi dicevo, ovviamente i seminari di istituto sono, diciamo, uno degli strumenti fondamentali dell'attività, di ricerca. Per il nostro istituto forse lo sono anche un po' di più, data la... Come dire, trasversalità e a volte ortogonalità delle tematiche su cui operiamo. Quindi, da questo punto di vista, sono molto felice che sia ripartita, che la pandemia l'abbiamo minimamente, diciamo, messa all'angolo con questa iniziativa. E spero che rapidamente andiamo, diciamo, a un regime di incontri, misti o come possono avvenire il più possibile, diciamo, frequenti. Ovviamente ricordando chi mi ha preceduto, tra l'altro tre scienziati di straordinario valore, il mio sarà un intervento molto sotto le rime rispetto a quello che, a quelli che avete, a cui avete già assistito, non posso non ricordare Domenico Parisi e Orazio Miglino che ci hanno lasciato improvvisamente, diciamo, negli ultimi mesi. È un buco, è una forte, diciamo, mancanza per l'istituto, per la riflessione scientifica dell'istituto, a cui ovviamente dovremo in qualche modo provvedere. So anche che c'è stata molto di recente un malore di Amedeo Cesta. La cosa mi ha molto colpito perché appunto Amedeo è da sempre dentro l'istituto, tra l'altro siamo cresciuti insieme, tra virgolette. E quindi questa cosa, io spero che Amedeo si riprenda al più presto, diciamo, ci sono possibilità per questo e lo attendiamo, diciamo, determinato e, come dire, è forte come sempre ha mostrato. L'autonomia. E allora, mi è stata proposta questo tema e l'ho accettato molto volentieri per due ragioni. Intanto perché l'autonomia è strettamente connessa all'intelligenza artificiale, adesso poi ne parliamo un attimo. E poi perché in fondo, diciamo, nell'attività di ricerca che svolgo in istituto è sempre stata nello sfondo delle cose su cui ho lavorato, con focalizzazioni più intense, meno intense, ma comunque piuttosto presente quasi sempre. Poi c'è stata una seconda ragione, che è quella pure a cui accennava Luca, ed è il fatto che l'autonomia oggi è un tema molto, molto dibattuto appunto nel dibattito pubblico, con approssimazioni anche molto, molto evidenti. E quindi, ovviamente, relativa al rapporto individuo o cittadino, Stato-società. Anche su questo, quindi, dirò poche parole che mi sembreranno utili da commentare e eventualmente anche da discutere con voi. E allora partiamo con la definizione dell'autonomia. La Treccani ci dice che l'autonomia è la capacità e la facoltà di governarsi e reggersi da sé. E vale per, diciamo, questo è riferito agli stati, a organi collettivi, più o meno istituzionali, però questa capacità viene poi in qualche misura, diciamo, controargomentata attraverso quella frase che vedete in rosso, cioè c'è questa capacità sia pure sotto il controllo di organi che debbano garantire la legittimità dei loro atti. E poi se vedete la terza definizione, dove si va a individuare l'autonomia individuale, si parla della facoltà e della capacità del singolo di regolarsi liberamente, si dicono varie cose, e alla fine si dice per estensione. Indipendenza, libertà di agire per estensione. Insomma, mi sembra esplicito il richiamo a uno spazio in cui al sistema, la gente, sistema collettivo, autonomo, viene riconosciuto Antonella, non solo di essere
in grado, ma anche di essere autorizzato, intitolato al controllo e al governo delle proprie azioni. Questo è chiaro, cioè c'è questo spazio evidente. Contemporaneamente però si definisce il limite di questo spazio, cioè il fatto che questo spazio non è illimitato, deve essere, e in qualche misura la sua legittimità, la sua capacità di affermare quel significato, quel principio, è proprio garantito dal fatto che esiste poi un limite dentro cui quello spazio si muove, tant'è vero che si arriva all'indipendenza, cioè laddove non c'è più questo spazio, dove la semantica del termine in qualche modo cambia solo per estensione. E questo mi sembra molto importante perché in qualche modo si evidenzia una dialettica, una dinamica tra l'esercizio dell'autonomia e i limiti a cui è sottoposta. Facciamo alcuni esempi. Uno ci riguarda molto da vicino. La Costituzione italiana recita all'articolo 33: l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. Quindi si afferma un principio nei riguardi della scienza di assoluta libertà, perché la conoscenza non può essere confinata, però nell'esercizio da parte degli esseri umani, degli umani, di affrontare questi temi di scienza, si mette contemporaneamente, diciamo, in evidenza un limite che è quello che in qualche modo conduce agli interessi, porta agli interessi della collettività anche al di fuori di quell'ambito. Un caso specifico molto, molto, che ci riguarda molto da vicino è proprio l'autonomia della ricerca dalla politica. Mi è capitato di scrivere di recente un articolo sull'EFTA in cui affrontavo questo tema e sottolineavo come la ricerca e la tecnologia in realtà in qualche modo sono influenti sulle forme che assume la società, dove per forma intendo l'infrastruttura profonda sociale, quella diciamo relazionale, interazionale, motivazionale, socio-economica. Bene, queste forme sono sempre più rapidamente influenzate dalla ricerca, dalla scienza, dalla tecnologia, e quindi in qualche modo determinate da questo ambito. Però la società, attraverso la politica, ha necessità di affermare alcuni principi e valori, e questi principi e valori che vengono appunto dalla società e sono delegati poi alla politica per essere implementati nella società, in qualche modo devono, come dire, modulare quegli effetti che la ricerca e la scienza producono nella società. Quindi c'è un equilibrio interessante da valutare, con il rispetto di autonomie reciproche, ma anche di dipendenze e di limiti che vengono dai due lati posti al problema che abbiamo su cui dobbiamo confrontarci. Un penultimo esempio di autonomia è quello che stiamo discutendo in queste settimane, in questi mesi, e riguarda i limiti che sono stati introdotti dalle autorità pubbliche rispetto ai cittadini, rispetto alla questione, diciamo, della pandemia, quindi a tutela della salute pubblica. Come si relazionano questi limiti con l'autonomia individuale? Ecco, su questo alla fine dirò qualcosa, dopo che abbiamo visto il concetto di autonomia espresso nelle sue varie forme. L'ultimo esempio, che però in qualche modo poi ci guiderà da adesso in avanti alla discussione sui sistemi artificiali e sull'autonomia di questi sistemi, riguarda appunto l'autonomia di questi sistemi, che è un ambito di grande sfida, di grande interesse, e che però su cui appunto c'è da fare, diciamo, considerazioni teoriche e di applicabilità di questi concetti molto interessanti, ma contemporaneamente introducono ovviamente delle preoccupazioni tra le quali c'è quello delle armi autonome. Io oggi non parlerò di questo, però è un tema su cui queste armi già esistono, già sono presenti nei teatri di guerra, già sono presenti in situazioni di stati
gestiti in modo autoritario e già vengono utilizzate appunto come armi particolarmente pericolose, particolarmente deflagranti rispetto ai concetti, diciamo, anche di offesa tra individui. Su questo io credo che l'Istituto dovrà anche avviare una riflessione, io oggi non ne parlo. E allora partiamo appunto dalla relazione tra l'intelligenza artificiale e l'autonomia. Di fatto all'inizio questa relazione era piuttosto fiacca, non particolarmente focalizzata. E la ragione è che si pensava di costruire un agente artificiale che agisse razionalmente, isolatamente, per ottenere un certo scopo. Questo era sostanzialmente il paradigma dominante. Poi, nel decennio tra l'80 e il 90, c'è stato un impatto significativo delle problematiche che in qualche misura emergevano da quel tipo di paradigma, e si è andata affermando la distributed artificial intelligence o i multi-agent systems, che in qualche modo hanno introdotto un nuovo paradigma, dove l'intelligenza viene vista come emergente dall'attività di agenti in interazione tra di loro e con il loro ambiente. La cosa, diciamo, in qualche modo diventa ufficiale quando Daniel Bobrov, nella conferenza americana di intelligenza artificiale nel 1990, nel suo indirizzo presidenziale, parla per l'appunto di sistemi intelligenti come sistemi in interazione fra di loro. E allora questi sistemi devono essere degli agenti attivi con scopi multipli, comunicanti tra loro, interagenti con il mondo. A quel punto si evidenzia l'idea, la necessità di definire che cos'è questa agentività, cioè questi agenti che cosa sono. E lì è partito un dibattito molto ricco, molto intenso, molto produttivo dal punto di vista dell'evoluzione anche concettuale di quest'area scientifica. No, ovviamente non è riassumibile in poche parole. Quello che certamente era presente in tutti i modelli di agenti che venivano presentati, ce n'erano, diciamo, in competizione fra di loro, certamente era sempre presente l'autonomia e l'interazione. Quindi questi due concetti erano presenti come concetti fondamentali. E allora, se è presente l'autonomia e l'interazione, è evidente, siccome i sistemi hanno un livello di autonomia, che quella interazione deve in qualche modo poi a un certo punto diventare affidabile, cioè devo potermi fidare dell'agente autonomo, dato che essendo autonomo può avere comportamenti diversi. E quindi la fiducia è diventato uno dei temi, tra l'altro anche noi, come appunto lo ricordava Luca, come gruppo di ricerca abbiamo molto lavorato su questo. Ovviamente il problema qual è? Il problema è come si concettualizzano poi queste attitudini, come si formalizzano, si ingegnerizzano e così via. Partendo dall'autonomia per l'appunto, io oggi non parlerò di fiducia, parlerò solo di autonomia, perché tra l'altro già è piuttosto corposo il tema, l'autonomia è evidentemente una nozione che ha una natura relazionale, cioè un agente autonomo in un determinato ambiente dà qualcosa o da qualcuno per una datazione o per un dato scopo. Quindi il concetto è dove, da chi, per cosa. Queste sono le tre domande, le tre relazioni che definiscono l'ambito dell'autonomia. E d'altra parte, come ci ricordava Cristiano nella sua notevole presentazione della volta precedente, l'autonomia riguarda, l'abbiamo visto nella definizione che ci dava la Treccani, riguarda l'autogoverno. Ma l'autogoverno in qualche modo è l'esercizio del potere, e quindi il potere di un agente è la capacità di soddisfare o mantenere funzioni e scopi dell'agente attraverso comportamenti appropriati. E allora la relazione fra autonomia e potere a questo punto ci torna chiara. L'autonomia è la capacità di un sistema o di un agente di esercitare i propri poteri
in relazione ad altri agenti, entità potenzialmente interagenti. C'è questa relazione che va sempre sottolineata. D'altra parte, come sempre ci ricordava Cristiano, i poteri possono essere interni, condizioni materiali, conoscenze e abilità dell'agente interne che lo rendono capace in condizione di perseguire e ottenere un proprio scopo, incluse le capacità cognitive. Ora, interno ovviamente può avere va riferito se è un oggetto o un agente al corpo di quell'agente, se è fisico. Se invece è un software o un agente collettivo, ovviamente è convenzionale questo interno, va definito da un punto di vista convenzionale. I poteri esterni sono le condizioni esterne per le azioni dell'entità autonoma, sono le risorse materiali esterne e quelle sociali che permettono all'agente di agire con successo e soddisfare i suoi bisogni e funzioni. E allora come funziona la cosa? Come li definisco a questo punto? Ho quindi la necessità di definire un'architettura interna dell'agente. Devo costruire un agente con una sua architettura che è capace di determinare tanto i poteri interni quanto quelli esterni, o meglio, di rendere operative le condizioni esterne attraverso una struttura interna che sia in grado di recepire quelle condizioni esterne. Quindi di fatto l'architettura dell'agente ci permette anche di definire come posso utilizzare i poteri esterni. Quindi gli stati interni dell'agente sono determinanti a questo punto. E d'altra parte gli stati interni dell'agente sono quelli che fanno la mediazione tra l'input e l'output e in qualche misura definiscono che cos'è l'autonomia. L'autonomia rispetto a un input che viene dall'esterno, che può essere ambientale o sociale, è quella cosa che mi permette di stabilire un comportamento a seconda di condizioni interne che in qualche modo determinano una varietà a cui posso accedere e su cui posso intervenire. Ovviamente la predicibilità è un concetto molto interessante perché appunto data questa autonomia la predicibilità può essere più o meno presente, ma vedremo tra un attimo che cosa significa. E allora vediamo l'autonomia dall'ambiente. Una prima caratteristica è proprio l'autonomia dall'ambiente. L'autonomia dall'ambiente misura la capacità dell'agente di perseguire e ottenere un dato scopo in relazione alle condizioni ambientali e alle sue dinamiche. Cioè, un agente può raggiungere uno scopo, diciamo tra virgolette, relativamente condizionato dalle situazioni ambientali. Questo è di grande importanza e di interesse perché di fatto questi agenti sono agenti artificiali, agenti a cui noi deleghiamo compiti sostanzialmente, che poi realizzano, diciamo, nelle forme, introducendo gli elementi di autonomia come potranno e come vorranno. Però è fondamentale che nell'affidargli un compito, lui sappiamo che poi quell'agente è in grado di realizzarlo nel mondo. Non dico del tutto indipendentemente, ma certamente adattando quello scopo e quelle azioni all'ambiente in cui si troverà e in cui dovrà realizzare, diciamo, il task. Un'altra cosa importante è l'autonomia dagli stimoli ambientali, che segue due principi fondamentali, e cioè il fatto che gli stimoli vengono elaborati e filtrati sulla base degli scopi da perseguire. Cioè un agente che deve ottenere un certo scopo è interessato, e questo vale anche per gli esseri umani, è interessato ai segnali, agli stimoli che vengono dall'ambiente, che sono relativi a quello scopo, cioè che o favoriscono o rischiano di ostacolare quell'obiettivo e quell'azione. Gli altri non è importante valutarli in quel caso, a meno che appunto noi in realtà abbiamo in parallelo molti scopi, alcuni di sopravvivenza e così via. Quindi è ovvio che rispetto a tutti questi scopi dobbiamo fare attenzione a questi stimoli. In altri, ma quelli per cui non siamo interessati, e questo vale appunto per l'autonomia dagli stimoli ambientali, non ne dobbiamo tenere conto. L'altro principio fondamentale rispetto agli stimoli ambientali è che questi stimoli non è che vengono semplicemente parassitariamente
ricevuti senza nessuna azione da parte della gente. No, la gente se li cerca gli stimoli. Se deve raggiungere un certo scopo, se deve ottenere una certa azione, ha bisogno di individuare alcune informazioni e cerca stimoli su queste informazioni. L'autonomia sociale, la misura, la capacità della gente di perseguire e ottenere un dato scopo in relazione al possibile intervento di altri agenti. Questo è molto importante, cioè mostra che in realtà è in uno spazio di interazione con gli altri che l'autonomia sociale ha senso, che è un po' quello che dicevamo all'inizio, cioè è nello spazio di interazione che io capisco qual è l'autonomia sociale della gente, nello spazio di interazione con gli altri. E allora possiamo, diciamo, vedere varie possibilità rispetto a questa interazione. Autonomia sociale come indipendenza. In questo caso abbiamo appunto autosufficienza, la gente è completamente autonomo da altri agenti rispetto a un qualche scopo o anche rispetto alla creazione dei propri scopi. Qui siamo proprio al limite estremo, è quello che in qualche modo all'inizio dicevo essere e portarci un po' fuori dal concetto di autonomia. C'è poi nessuna autonomia sociale, che è esattamente l'altro capo, l'altro opposto, cioè la gente è impossibilitato dall'interazione con altri agenti ad ottenere alcuni o tutti i propri scopi. L'autonomia sociale nella collaborazione diretta, questo è appunto invece quello che su cui poi noi abbiamo lavorato e su cui vi mostrerò cosa abbiamo più o meno sviluppato. Questo misura l'autonomia di un agente quando sta collaborando con altri agenti, con cui ha scopi in comune. Può succedere però che collabori con altri agenti in cui non ha scopi in comune. Allora in questo caso deve evitare interferenze negative con gli altri. E questa è un'autonomia sociale nella collaborazione indiretta. Appunto la collaborazione diretta, l'autonomia della collaborazione diretta è quella che ci porta poi alla nozione di delega adozione, alla teoria della delega adozione su cui abbiamo lavorato. Allora, radiografando l'autonomia, cioè provando sulla base di quanto abbiamo detto finora a vedere come alcuni concetti sono relati all'autonomia, possiamo dire che certamente il concetto di discrezionalità è un concetto che si lega all'autonomia, il fatto di poter accedere a comportamenti diversi, di poter decidere di fare comportamenti diversi, è certamente una caratteristica che connota l'autonomia. L'imprevedibilità è un altro concetto interessante dell'autonomia, nel senso che è possibile. Allora, la discrezionalità di per sé non comporta necessariamente l'imprevedibilità. Io potrei conoscere perfettamente i meccanismi di decisione di quella gente e quindi prevedere, anche se magari appunto non condizionare, ma prevedere qual è il comportamento che lui realizzerà. Mentre invece l'imprevedibilità è quando mi manca una qualche informazione, e queste possono essere molte e variegate, quindi diciamo in genere l'autonomia è abbastanza legata all'imprevedibilità. Un'altra caratteristica fondamentale è l'apprendimento. È chiaro che attraverso l'apprendimento l'autonomia di un agente può crescere, perché conosce più informazioni sul mondo, sugli altri, e questo gli permette di assumere decisioni autonome in modo più sofisticato. Questo è un sottocaso complesso dell'imprevedibilità, perché è chiaro che l'apprendimento tanto più è in grado di rendere imprevedibile un certo agente autonomo. E poi la supervisione. Parlando di sistemi artificiali, è evidente che fornendo appunto a questi sistemi un certo livello, grado di autonomia, questo necessariamente può comportare diciamo il rischio di comportamenti che possano danneggiare, che possano essere non diciamo completamente in sintonia con quello che nel mondo io voglio che succeda. E quindi è possibile che introduca, e spesso si fa in questi, per l'autonomia questo succede molto spesso per i sistemi artificiali autonomi, dei meccanismi di controllo di metalivello, a un qualche livello superiore, lasciando quindi un certo grado di autonomia al sistema, ma a un certo punto verificando che effettivamente quel sistema non va in situazioni di particolare pericolo. Anche la consapevolezza, non nel senso della coscienza, ma nel senso
i nostri agenti sono agenti cognitivi per lo più, e quindi sono agenti che hanno conoscenze, credenze, scopi, intenzioni. Conoscere il livello della propria autonomia è un elemento molto importante. Essere in grado di valutare bene il proprio livello di autonomia è fondamentale, perché se pensiamo di avere più autonomia di quella che abbiamo o meno autonomia di quella che abbiamo, possiamo creare delle problematiche particolarmente significative. Poi c'è l'autonomia e le norme, vediamo un attimo, l'autonomia e la responsabilità, anche questa la vediamo tra un secondo. Partiamo dall'autonomia delle norme, una diciamo evoluzione molto importante rispetto all'autonomia sociale, l'autonomia dalle norme, che in un senso debole è poter decidere di seguire o violarle. Quindi io posso decidere di violare, questo vale per gli umani, per esempio, no? Gli umani possono decidere, sanno quali sono come dire, le responsabilità che hanno, e quindi possono decidere di violare alcune norme. Questa autonomia dalle norme in certi casi è fondamentale, perché per esempio entrano in gioco scopi di ordine superiore che ci permettono, che non ci non, non, diciamo che nell'ipotesi dovessimo essere obbligati a seguire norme, non saremmo in grado di ottenerli. Nel senso forte, l'autonomia dalle norme è un agente che si dà esso stesso delle proprie leggi, si costruisce proprie leggi, ma questo siamo, diciamo, appunto un po' fuori dai sistemi artificiali. Ora, le norme che fanno? Restringono o allargano, estendono l'autonomia? Beh, le norme possono restringere l'autonomia, perché se obblighi e restrizioni, obblighi e divieti, possono ridurre i poteri, le libertà e così via. Però le norme possono anche estendere l'autonomia, cioè possono dare poteri aggiuntivi, diritti, intitolamenti, permessi. Quindi in realtà le norme possono fare l'una cosa e l'altra. E spesso quando si introduce una norma restrittiva, questa norma restrittiva può contemporaneamente diciamo estendere, riducendo alcuni diritti e quindi introducendo dei doveri, può estendere altri diritti, riducendo altri doveri. Quindi c'è un collegamento molto interessante e molto significativo da questo punto di vista. Rispetto all'etica, è evidente che se stiamo parlando di sistemi che si muovono nello spazio dell'interazione con gli altri, è possibile che questi sistemi vadano in contrasto con norme e con principi etici. Ovviamente, fino a che i sistemi artificiali autonomi erano il termostato piuttosto che il robot industriale di prima generazione, questo problema non si poneva. Il problema si pone quando l'autonomia di questi sistemi artificiali si applica a compiti di percezione, ragionamento e azione, quindi già più sofisticati, che coinvolgono principi etici. E allora si pensa, si dice, dobbiamo introdurre, allora dobbiamo fare in modo che questi sistemi autonomi artificiali possano rispettare le norme e i principi etici. Come si può fare? Si possono introdurre norme etico-morali imposte top-down, a priori? Si possono farle apprendere ai sistemi attraverso l'interazione con gli altri e con il mondo? Oppure si può fare l'una cosa e l'altra? Su questo c'è un dibattito molto, molto sviluppato, molto intenso. Io ovviamente non entrerò nel merito, è solo per darvi un quadro da questo punto di vista, e poi magari vediamo anche un esempio. Qualcuno sostiene che fino a che non ci sarà un ruolo per la coscienza e per le emozioni, cioè per queste attitudini più sofisticate rispetto alle credenze e alle intenzioni banalmente, diciamo, considerate, non sarà possibile realmente costruire sistemi che affrontino questo tipo di problema. Un esempio d'attualità è l'auto autonoma. Io adesso molto velocemente, tanto poi le slide vi rimangono, si sono definiti una serie di livelli, dove il livello 1 è il livello più
più banale, il livello in cui c'è più libertà scusate, meno libertà da parte dell'auto e meno autonomia da parte dell'auto e praticamente c'è un controllo quasi molto, molto significativo da parte dell'umano, fino al livello 5 dove c'è praticamente autonomia completa da parte del veicolo. Si parla di mani sul volante, di mani non sul volante ma con degli occhi attivi, quindi di attenzione da parte dell'umano. Si parla che l'umano può né avere le mani sul volante né avere gli occhi attivi, ma quindi il livello di attenzione può essere meno importante, ma comunque deve stare attento a poter rispondere a alcune problematiche che il veicolo gli pone. E poi così via, in zone abilitate o su tutta la rete stradale. La cosa importante è che questi sistemi introducono, anche questi sistemi con le auto introducono, c'è tutta una letteratura che probabilmente molti di voi hanno già visto, introducono dei conflitti etici. Uno dei conflitti classici che viene dalla filosofia, viene da Max Weber, è la differenza fra l'etica delle conseguenze e l'etica dei doveri, dove l'etica delle conseguenze, è di fatto, quella che, in qualche modo dà conto dei risultati delle nostre azioni. Dobbiamo stare attenti a co cosa succede dopo che realizziamo una qualche azione, è quello che conta, e l'etica dei doveri che invece riguarda principi assoluti. Un esempio molto, anche questo molto classico, è il divieto di tortura. Questo può essere considerato come un dovere assoluto. Ma immaginate di avere un terrorista prigioniero che sa dove c'è una bomba atomica che può far esplodere, diciamo, che sta per esplodere al centro di una città dove ci saranno migliaia o milioni di morti e l'unico modo per farlo parlare potrebbe essere torturarlo. Allora capite che c'è una dinamica molto, molto interessante, molto stringente fra queste due soluzioni, perché è vero che può darsi che in quel caso la tortura sia lo strumento più importante, più efficace, più significativo, più come dire, insomma, lo strumento che ci fornirebbe la soluzione migliore. Ma è anche vero che se noi introduciamo da parte delle autorità statali la possibilità di torturare le persone, alla lupe uno non può guardare solo, diciamo, le conseguenze immediate, ma deve guardare anche le conseguenze di lungo livello, di lungo tempo. Un altro conflitto è il conseguenzialismo delle regole, quello dei singoli atti individuali, anche questo è un caso che molto velocemente, perché stiamo un po' indietro, vi mostro con un esempio. Immaginate che un'auto autonoma si trovi di fronte a un conflitto, diciamo, non evitabile. Allora può investire un ciclista col casco o uno senza casco. Siccome se investe quello col casco, c'è più possibilità che quella persona ne abbia un danno inferiore, questa potrebbe essere una conseguenza che ci porta a scegliere una certa regola. Ma quella regola, se poi diventa appunto applicata a tutti i sistemi, a tutte le auto e per sempre, potrebbe produrre nella popolazione un aggiustamento. Per esempio, i ciclisti non andrebbero più in giro col casco, preoccupati di essere investiti dalle auto autonome. Questo potrebbe condurre ad altre problematiche. Quindi, questo per dire che esistono una serie di queste, problematiche che i conflitti etici producono e su cui dobbiamo molto riflettere. E allora veniamo invece a quella che è un po' la teoria su cui abbiamo lavorato nel nostro gruppo, che riguarda l'autonomia in ambito collaborativo. Partiamo dall'idea che la cooperazione è basata su allocazione di compiti, in cui a una qualche richiesta bisogno è abbinata a un qualche aiuto offerta,
Gli strumenti principali attraverso cui avviene questa allocazione sono la delega e la teoria su cui è sviluppata è basata su piani, una plan-based theory. I piani sono ricette, sono insieme di azioni che ti permettono, date certe precondizioni, di raggiungere certi stati del mondo. Questi piani, queste ricette però nascono nella nostra testa, cioè sono delle attitudini mentali complesse, insieme strutturati di credenze e di intenzioni che in qualche modo ci portano poi a realizzare questo oggetto mentale che è il piano, che può essere poi realizzato nel mondo reale. Questa è la base su cui questo avviene. La delega che noi consideriamo non è la delega istituzionale, quella diciamo che ufficialmente trasferisce poteri, ma è la delega nelle relazioni interpersonali, cioè delegare compiti, affidare compiti a qualcun altro. La delega si applica o a un'azione, io posso delegare un'azione, o posso quindi delegare un certo tipo di azione da realizzare, oppure uno stato del mondo, un risultato di una qualche azione o di un insieme di azioni. Delegare un'azione quindi implica delegare anche qualche risultato di quell'azione, ovviamente, e viceversa, delegare uno stato del mondo implica necessariamente delegare una qualche azione che realizza quello stato del mondo. Quindi in realtà quello che si delega è un task. Questo succede sempre, cioè noi possiamo non specificare il risultato delegando un'azione, ma sappiamo che stiamo delegando comunque sia l'una cosa che l'altra, e viceversa. Il task quindi è una parte del piano, eventualmente l'intero piano, e ovviamente la delega è un'azione sociale, una metazione. È però appunto un oggetto mentale la delega, infatti può essere definito in questo modo, cioè un agente, un primo agente, agente 1, ha bisogno e vuole l'azione di un altro agente, agente 2, e quindi include questa azione nel proprio piano. L'agente 1 sta cioè provando a ottenere alcuni dei suoi scopi o delle sue azioni attraverso l'azione di agente 2. Quindi agente 1 ha lo scopo che agente 2 realizzi una data azione. Insomma, vediamola graficamente. Se io ho agente 1 che ha un certo piano da realizzare, ritiene che agente 2 ha delle attitudini alla realizzazione di una delle azioni, per esempio l'azione alfa 3, e poi ha delle... come dire, ci sono delle condizioni di delega all'agente 2, per esempio si fida dell'agente 2, ma questo non è necessario una delega adesso, però potrebbe essere una delle condizioni per cui io scelgo agente 2, o comunque so che è disponibile, ci possono essere varie ragioni. Questo può portare sempre nella mente dell'agente 1 a quel piano come un piano multiagente in cui alcune azioni le svolgerà lui ed altre azioni, un'altra azione la svolgerà l'agente 2. Nell'adozione succede il contrario, cioè l'agente 2 realizza un'azione per un dato scopo in quanto e fin tanto quello è lo scopo di un altro agente, cioè di agente 1. Vediamola anche questa. Il potenziale per l'adozione è l'agente 2 ritiene che agente 1 abbia quel piano, ritiene che lui, agente 2, ha delle attitudini verso l'azione alfa 3 ed ha uno scopo di adozione del piano di agente verso agente 1. Questo porta ad agente 2 a ritenere che quel piano si possa realizzare attraverso una sua azione, l'azione alfa 3. Quindi nella delega abbiamo un delegante che ha un piano, dei sottoscopi, uno scopo da realizzare. Abbiamo che questo piano in qualche forma deve essere delegato a un qualche altro agente, e ci abbiamo varie modalità in cui quella delega può avvenire, e queste modalità adesso le andiamo ad analizzare. Queste sono le varie modalità. Partiamo dal tipo di delega basata sull'interazione, cioè i due agenti che interagiscono, in cui ci deve essere la delega, possono mettere in atto una delega debole, una delega mild e una delega forte. Vediamo cosa sono esattamente. La delega debole, nella delega debole non c'è accordo, richiesta o influenza, cioè l'agente 1, il delegante, sta solo sfruttando un'azione autonoma dell'agente 2 nel proprio piano. Non è importante vedere la pseudoformalizzazione.
facciamo un esempio, supponiamo che l'agente blu abbia lo scopo che tutti e due i cubi grandi stiano sul pavimento, lui ha abilità solo di muovere i cubi grandi, il mondo è fatto nel modo in cui vedete, e mentre invece l'agente giallo ha lo scopo che il cubo piccolo stia sul cubo grande e lui ha l'abilità, la capacità di muovere solo blocchi piccoli. Allora, se l'agente giallo crede che l'agente blu, avendo quello scopo, sposterà il cubo A grande sul pavimento, lui potrà costruirsi un piano, e questa è la delega debole, in cui potrà successivamente muovere il cubo piccolo A sul cubo grande B. Come vedete, questo può avvenire indipendentemente da quello che dall'interazione fra i due. Potrebbe non esserci nessuna interazione. L'agente blu potrebbe neanche sapere di questa cosa. Oppure potrebbe saperlo, ma non, come dire, non essere condizionato da questo. Potrebbe, perché non c'è interazione fra i due. Un esempio interessante è quello per cui se l'agente blu deve prendere l'autobus, deve fermarlo e poi deve salire. Se l'agente giallo sa che l'agente blu deve fare quell'operazione, deve prendere l'autobus pure lui, lui può appoggiarsi sulla fermata, sul fatto di fermare l'autobus da parte dell'agente blu e poi salire anche lui sull'autobus. Questa cosa in realtà a me mi è successa perché pioveva a dirotto, alla fermata dell'autobus c'era un signore con l'ombrello, io stavo parcheggiato vicino alla fermata, non c'avevo l'ombrello, ho atteso nella macchina sapendo che l'autobus passando si sarebbe fermato grazie al fatto che c'era quell'altro agente, quell'altra persona, e quindi sono sceso al volo quando ho visto arrivare l'autobus perché veniva fermato dall'agente blu e io sono salito. Quindi quel signore non ha mai saputo che gli avevo affidato una delega debole. Nella mild delegation invece non c'è accordo richiesta, ma l'agente sta inducendo l'agente 2, il delegante sta inducendo il delegato a realizzare il comportamento desiderato per sfruttarlo. Quindi in questo caso c'è una influenza da parte dell'agente 2. No? No, quindi l'interazione è indiretta, diciamo, non c'è un'esplicita richiesta. Nella strong delegation invece c'è un vero e proprio accordo, c'è una richiesta o d'ordine a cui corrisponde un'adozione. E va bene, mi stanno saltando alcune slide, però vabbè. Sulla delega del controllo... Solo per dirti che diciamo avresti ancora 5-10 minuti sull'orario canonico, poi dici tu. Però abbiamo cominciato 10 minuti dopo. Sì, ti dico un po' i tempi. Sì, vado più veloce. Vabbè, cos'è il controllo lo sapete, anche il controllo può delegarsi. La cosa che mi interessava sottolineare rispetto al controllo è che al crescere il controllo esterno si riduce l'autonomia dell'agente controllato, ovviamente. Attenzione, su quella dimensione viene controllato, ovviamente. Perché su altre dimensioni il controllo potrebbe persino accrescere l'autonomia dell'agente. La terza dimensione interessante è la specificazione del compito. Stiamo parlando della delega e del fatto che diverse caratteristiche di delega permettono diversi livelli di autonomia del delegato. La delega rispetto alla specifica significa che cosa delego, che compito delego al delegato. Qui abbiamo piani astratti nel caso più di delega maggiormente aperta o piani completamente esecutivi. Io posso delegare a qualcuno domani vorrei passare una bella giornata senza dirgli assolutamente il modo, l'obiettivo è passare una bella giornata. Oppure dirgli mi piacerebbe andare al cinema con gli amici domani, ma senza dargli né vincoli sul cinema, su quali amici chiamare e così via. Quindi i piani possono essere o stati direttamente stati nel mondo o piani molto astratti o piani sempre più specificati. E quindi una delega esecutiva, una delega in cui tutte le azioni sono azioni elementari, cioè non ulteriormente specificabili, non ulteriormente
specificabili, che vuol dire che l'agente delegato è obbligato esattamente a realizzare quelle azioni che gli vengono delegate. Nel caso di una delega astratta, abbiamo detto, invece c'è molta libertà. Il fatto che noi mettiamo insieme una delega aperta e i piani multiagenti produce un'interessante questione, cioè il fatto che due agenti potrebbero contemporaneamente non avere conoscenza di tutto il piano che si sta realizzando. Immaginate che l'agente 1 delega una parte del suo piano, l'Alfa 4G4, viene adottato quello, ma viene specificato in un qualche modo. Noi costruiamo, abbiamo alla fine un piano costruito complessivamente in cui solo, come vedete, l'agente 1 conosce Alfa 5 e Alfa 6, oltre Alfa 4 che è in comune, mentre all'agente 2 la specificazione di Alfa 4. Andiamo all'adozione invece. Anche qui abbiamo vari livelli di interazione e varie specificazioni del compito. Il tipo di interazione, anche qui è weak adoption, in questo caso non c'è accordo, un'informazione di influenza. L'agente 2, l'agente adottante, allo scopo di realizzare una datazione, come abbiamo visto, in quanto contenuta nel piano di agente 1, e qui il caso classico, appunto, può essere analogamente, come vedete, l'agente, in questo caso l'agente blu può manovrare solo blocchi piccoli, allora l'agente giallo gli può togliere quel blocco grande di cui lui ha capacità di azione proprio per permettere all'agente blu di ottenere lo scopo. Nella mild adoption siamo in un livello intermedio, vado un po' più velocemente, nella strong adoption c'è un vero accordo fra i due agenti. La cosa interessante rispetto alla specifica dei compiti è che è possibile che rispetto al compito delegato l'adottante ha una qualche libertà, autonomia di viaggiare, diciamo, rispetto a quel compito e selezionare parti o sottoparti o sovraparti di quello stesso piano. Vediamo come. Nel caso del subelp, l'agente 1 ha quel piano in mente, delega una parte, quella cerchiata e poi quella in qualche modo detta, l'agente adottato ne realizza solo una sottoparte di quello delegato. Questo noi l'abbiamo chiamato subelp. Literal help è quando esattamente risolve, adotta lo stesso piano che è stato delegato. Over help è quando risale sul piano, cioè avendo una conoscenza della mente dell'agente 1, lui è in grado di valutare che quel piano che stava realizzando e che gli ha delegato serviva ad a una parte di piano superiore. E quindi realizza l'intero sovraiuto, senza che gli è stato delegato, però gli è stato delegato una sottoparte, quindi un overhead, un sovraiuto. Questo noi lo facciamo abbastanza frequentemente. E c'è poi un help critico, che significa che l'agente delegante delega un certo piano per l'ottenimento di un certo scopo, di un certo stato del mondo, e quel piano viene cambiato, sempre però per ottenere lo stesso stato del mondo. E infine c'è il critical overhelp, in cui viene delegato un certo piano, si sa qual è il piano dentro cui nella mente della delegante c'era il piano superiore, l'adottante che fa? Adotta lo scopo del piano superiore ma cambia il piano complessivo. Come capite bene, questi cambiamenti sono molto significativi e mettono, diciamo, a repentaglio la relazione fra i due in modo piuttosto importante. C'è ancora critical subhelp, questo è un sottoesempio sempre nel caso di adozione di una sottoparte, ma addirittura cambiando il piano, mantenendo però lo scopo. E poi c'è hypercritical help, dove si cambia praticamente tutto, cioè gli è stato delegato un certo piano e quello che viene adottato è una cosa completamente diversa rispetto a uno scopo completamente diverso. Questo in genere è quello scopo che viene ottenuto da parte dell'adottante, è un interesse del delegante.
chiaramente. Cioè questi sono scopi tutori in generale, sono comportamenti tutori in cui l'agente 2, l'adottante, è appunto ha una relazione genitoriale piuttosto che amicale, piuttosto che professionale il capo dell'impiegato. Insomma, devono esserci cose di questo genere. Le ragioni per modificare il compito delegato possono essere varie. Il piano non è fattibile, ad esempio l'azione delegata non è inclusa nelle abilità del delegato adottante. Può essere una richiesta sbagliata, il compito delegato è sbagliato, cioè l'azione che viene delegata non ottiene lo scopo che si dice, oppure ci sono soluzioni migliori e qui appunto possono essere individuate. La cosa interessante, questi conflitti che abbiamo visto possono nascere, e i conflitti in particolare, i primi non sono interessanti, sono interessanti ma non ci riguardano, sono i conflitti dovuti a interessi personali, ci possono essere interessi personali negli agenti, e quindi va bene, è evidente che nascono conflitti, oppure c'è un disallineamento tra delega intesa e adozione intesa, cioè non si capiscono, uno chiama con un certo nome un piano che in realtà l'altro pensa sia un piano diverso. Ma invece quelli interessanti sono quelli dovuti a questo modello che abbiamo visto finora di interazione, e questi sono conflitti collaborativi. Questi conflitti collaborativi, diciamo, nascono dal fatto che i conflitti che nascono appunto da questo tipo di interazione, abbiamo visto, possono essere chiamati collaborativi perché nascono o da problemi con gli scopi del delegante, nel senso che il delegante potrebbe, quando si fa un overhelp per esempio, è possibile che sia corretto che io abbia visto esattamente che il piano affidatomi era all'interno di un piano più ampio e io provo a risolvere, ma nel frattempo è possibile che lo stesso delegante stava realizzando azioni per ottenere quello scopo superiore, e quindi in questo caso nasce un conflitto evidente, oppure problemi di ruolo e di status, come dicevamo prima, in cui non c'è intitolamento a poter realizzare certi cambiamenti di azione. Quindi questi sono strettamente collegati al concetto di autonomia. Quindi le dimensioni dell'autonomia, come abbiamo visto, possono essere le più varie. I vantaggi e gli svantaggi dell'autonomia nella cooperazione sono evidenti. Sicuramente l'autonomia è utile perché permette allocazione di compiti astratti, quindi non devo stare a cercare o specificare tutte le azioni, potrei anche non conoscerle alcune volte. Può arrivare un aiuto inatteso, ci possono essere ottenimento di scopi ulteriori rispetto a quando c'è overhelp. È anche necessaria in certi casi, perché c'è differenza di competenze, informazione locale, decentralizzazione, reattività dinamica, ma ovviamente può essere anche rischiosa, ci possono essere incomprensioni, disaccordi, interessi. Per questo, diciamo, una soluzione è l'autonomia aggiustabile, in cui è possibile, attraverso mantenendo l'interattività tra gli agenti, prendere iniziative e modificare il livello, il tipo di grado di autonomia in corso d'opera. Questo può avvenire attraverso negoziazione o attraverso iniziativa unilaterale, quindi chi modifica, in che direzione può avvenire sia da parte del delegante adottato che del delegato adottante, sia in accrescimento di autonomia che in riduzione di autonomia. Le classi di aggiustamento sono quindi queste che vediamo, literal help, sub-help. Nel caso del sub-help c'è una performance che è ridotta da parte del delegato, nel caso di critical help, over-help e così via c'è una performance incrementata. Nel caso del literal help la performance è invariata e non c'è esercizio di autonomia, evidentemente. Mentre sia nel caso del sub-help che nel caso di help aggiuntivo c'è un esercizio di autonomia, anche nel caso del sub-help in realtà, perché io faccio meno di quello che mi era concesso di fare dalla delega. E allora chiudiamo, diciamo, questo talk ritornando al punto di partenza, cioè al dibattito pubblico su quale senso ha l'autonomia rispetto
alle norme, ai vincoli che sono stati imposti per la tutela sanitaria. Insomma, abbiamo visto che l'autonomia non è indipendenza, non è libertà assoluta, se non in condizioni di dissociazione relazionale con gli altri. Cioè noi occupiamo uno spazio relazionale e quindi dentro questo spazio relazionale abbiamo dei livelli di autonomia, ma questi livelli di autonomia non possono essere, diciamo, del tutto indipendenti da quello che anche gli altri, anche dagli altri spazi di autonomia che tutti gli altri posseggono. Le norme, abbiamo visto, introducono riduzioni ed estensioni di autonomia. L'autonomia di ciascuno è quindi la risultante di queste normazioni, del rapporto di diritti e di doveri che in qualche modo emergono da queste norme e quindi dagli spazi di autonomia che ciascuno si ritrova a dover navigare. Allora, per stabilire quali libertà e autonomie sono coercibili e quali no, in favore di quali tutele, libertà e autonomie prevalenti, è necessario fare riferimento a priorità condivise, che non sono le priorità della maggioranza, ma sono priorità adottate su base di principi e valori condivisi, in cui sono presenti le tutele e diritti fondamentali delle minoranze. Questo è diciamo, la base della democrazia. E allora, dato che la salute pubblica è la massima priorità riconosciuta tra l'altro anche dalla Costituzione, le norme che tutelano la salute pubblica meritano priorità seppure mitigando al minimo possibile la coercizione di altri diritti fondamentali. Scusate la lunghezza.